Adelchi di Alessandro Manzoni. Scena prima, dialogo fra Desiderio, Adelchi e Vermondo. Tieni presente che Adelchi è il modello dell'eroe romantico e lui non vorrebbe fare la guerra, ma è costretto dalle circostanze. Vermondo, che deve essere un altro nobile, insomma, longobardo, soldato longobardo. Oh mio re Desiderio. E tu del regno nobil collega Adelchi, ecco, infatti è un collega di Adelchi, quindi un condottiero longobardo. Il doloroso e tal ufficio che alla nostra fede commetteste è fornito, è compiuto, insomma, il dovere. All'arduo muro che Val di Susa chiude e dalla Francia la longobarda signoria divide, come imponeste, noi restemmo. Ah, ecco il compito che era stato affidato, quello di porre freno argine all'avanzata, all'invasione dei Franchi. In Val di Susa i Longobardi dovevano bloccare i Franchi. E quindi dice Vermondo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, no? Quindi abbiamo bloccato i Franchi. Ed ivi tra le franche donzelle e gli scudieri giunse la nobilissima Ermengarda. È arrivata Ermengarda, la sorella di Adelchi, papà. Lunghi commiati della scorta e il pianto mal rattenuto in ogni ciglio, aperto mostrar che degni erano ancora d'averla sempre a regina, che dei franchi stessi complice alcuno in suo pensier non era del vil rifiuto del suo re. L'ha pensato Carlo Magno di rinnegarla, ma gli stessi franchi riconoscevano la grandezza di Ermengarda che avrebbe potuto essere la loro regina. Che vinti tutti i cuori ella avea, tutti i cuori erano stati, trattone uno solo, tranne quello di Carlo Magno. Senza vicende compimmo il resto della via. Quindi, no, continuiamo a fare quello che dovevamo fare. Nel bosco, che fuor del valle occidentale si stende, la real donna ol si riposa. Si trova lì, insomma, la parte occidentale delle mura, lì in Val di Susa, insomma, Ermengarda. Io venni a darvene l'annunzio e desiderio. L'ira del cielo e l'abominio della terra e il brando vendicator, la spada vendicatrice sul capo dell'iniquo, che pura e bella dalle mamme materne la mia figlia si prese e me la rende con l'ignominia d'un ripudio in fronte. Onta quel Carlo! Al disleal, per cui annunzio di sventura al cor d'un padre è udirsi dir che la sua figlia è giunta. Oh, questo dì gli sia pagato, cioè che paghi il fio per questo giorno qua. Questo dì gli sia pagato, oh, cada tanto in fondo costui che il più tapino, l'ultimo dei soggetti, si sollevi dalla sua polve. E gli s'accosti e possa dirgli senza timor: tu fosti un vile quando oltraggiasti un innocente. E Adelchi: o padre, che io corra ad incontrarla e ch'io la guidi al tuo cospetto. O lassa lei che invano quel della madre cercherà. Insomma, la madre è morta. Desiderio, la moglie di Desiderio, la madre di Adelchi, Ermengarda è morta. Quindi vado io ad accoglierla. Adelchi ed Ermengarda in questa tragedia sono fratelli non solo, ma sono in sintonia dal punto di vista del sentimento. Questa amarezza di fondo è condivisa dall'uno e dall'altro. Dolore sopra dolor su queste soglie, ahi, troppe memorie acerbe affolleransi intorno a quell'anima offesa. Al fiero assalto sprovveduta non venga e senta prima una voce d'amor che la conforti e desiderio. Figlio, rimani. E tu, fedel Vermondo, riedi alla figlia mia. Vuoi dire, tu stai qui con me, Adelchi. Se vuoi, mando Vermondo, no? Dille che aperte dei suoi le braccia ad aspettarla stanno, dei suoi che il cielo in questa luce ancora lascia, non tutti i suoi perché la mamma è morta. Tu al padre e al frater rimena quel desiato volto, alla tua scorta due fidate donzelle. E teco Anfrido saran bastanti. Per la via segreta al palazzo venite e inosservati quanto si puote.
In più drappelli il resto della gente dividi e per diverse porte gli invia dentro le mura. Seconda scena, rimangono solamente Desiderio ed Elke perché Vermondo è stato rispedito lì dove c'è Ermengarda, no? Ad Elke, che pensiero era il tuo? Tutta Pavia far di uno stronto a testimon volevi? Che cosa ti è saltato in mente di andare lì in Val di Susa da Ermengarda? Tu devi stare qui a combattere, no? E la ria moltitudine a goderne come a festa invitar? Dimenticasti che ancor son vivi, che ci stanno intorno quei che le parti sostenean di Rachi? Si è dimenticato che ci sono ancora quelli che sostenevano il partito di Rachis, un altro longobardo che voleva diventare re al posto mio? Quando egli osò di contrastarmi il soglio, nemici ascosi, aperti un tempo, a cui l'abbattimento delle nostre fronti è conforto e vendetta. Adelchi. Oh, prezzo amaro del regno, oh stato del costor, di quello dei soggetti più rio, se anche il lor guardo temerci è forza ed occultar la fronte per la vergogna, e se non c'è concesso alla faccia del sol d'una diletta la sventura onorar. Cioè, se non posso neanche andare a consolare mia sorella, cioè. Sono disperato, no? Cioè, esprime la sua disperazione ad Elchi. Desiderio. Quando all'oltraggio pari fia la mercè, quando la macchia fia lavata col sangue, allor deposti i sentimenti del dolor, dall'ombre la mia figlia uscirà. Per il momento teniamola nell'ombra, Ermengarda. Prima la vendichiamo noi e poi dopo potremo nuovamente farla vedere a tutti, insomma. Figlia e sorella non indarno di re, cioè figlia di re che sono io, ma anche sorella di re, perché tu Adelchi diventerai re poi, non ti preoccupare. Sovra la folla ammiratrice leverà la fronte bella di gloria e di vendetta. E il giorno lunge non è, vedrai che si avvicina il giorno della vendetta. L'arme io la tengo, cioè io tengo l'esercito, e Carlo ei me la diè. Cioè, Carlo mi ha restituito Ermengarda, la vedova infelice del fratel suo, di cui con arti inique è il successor Sifeo, quella gerberga che a noi chiese un asilo e i figli all'ombra del nostro soglio ricovrò. Quei figli noi condurremo al Tebro, noi condurremo al Tevere i figli di Gerberga, che è vedova di Carlo Magno, vedova di. E che fratello di Carlo Magno, sì. E per corteggio un esercito avranno. Al pastor sommo, al papa, comanderem che le innocenti teste unga e sovresse proferisca i preghi che danno ai franchi un re. Cioè noi vendicheremo anche Gerberga, Carlo Magno, eccetera, eccetera. Noi vinceremo la guerra, no? Sul francosuolo riporterem dove ebbe regno il padre, ove han fautori a Torme, ove sopita ma non estinta in mille petti è l'ira contro l'iniquo usurpatore, contro Carlo Magno. E ad Elchi, ma incerta è la risposta di Adrian, cioè il Papa Adriano, siamo sicuri che sia dalla nostra parte. Di lui che stretto a Carlo di cotanti nodi, voce udir non gli fa che di lusinga e di lode non sia, voce di padre che benedice. Siamo sicuri, a me risulta dalle voci che so che lui è dalla parte di Carlo Magno, continua a lodare Carlo Magno. A lui vittoria e regno e gloria, a lui l'alto favor di Piero promette e prega, cioè promette il favore della soglia di Pietro, cioè del Papa. E in questo punto ancora i suoi legati accoglie e contro noi certo gli implora, contro noi la terra e il santuario di querele assorda per le città rapite. Sì, sono state rapite, tolte delle città alla Papa praticamente, dai Longobardi. E invece i Franchi le vogliono restituire al Papa, no? Quindi il Papa dalla parte dei Franchi, no? Dice ad Elchi, Desiderio. Ebbene, ricusi, nemico aperto e fia. Questa incresciosa guerra eterna di lagne, di messaggi e di trame fia tronca, e quella al fine comincerà dei brandi. E dubbi allora la vittoria esser può? Adesso facciamo parlare spade allora. Quei dì che indarno i nostri padri sospirar, serbato è a noi, Roma fia nostra. Ah sì, il Papa è contro di noi. Beh, ci andiamo a prendere Roma, così vediamo se finalmente possiamo realizzare il sogno che è sempre stato dei Longobardi, che noi da sempre volevamo Roma e c'è sempre stato sto Papa qui di mezzo.
E tardi, accorto, supplice in van delle terrene spade, disarmato per sempre ai santi studi, Adrian tornerà. E allora a quel punto tornerà alle sacri studi, diciamo, agli studi religiosi, Adriano, supplicando invano da noi la pace. Re delle preci, signor del sacrificio, il soglio a noi sgombro darà, cioè lui darà il soglio, vuol dire praticamente darà Roma. E ad Elchi, debellator dei greci e terror dei ribelli, uso a non mai tornar che dopo la vittoria. Innanzi alla tomba di Pier due volte Astolfo piegò l'insegne e si fuggì. Due volte dell'antico pontefice la destra che pace offria respinse e sordo stette all'impotente gemito. Oltralpe fu quel gemito udito. Qui si riferisce ad un certo Astolfo. I bizantini ai quali Astolfo aveva sottratto le terre dell'esarcato. Però questo Astolfo probabilmente questo Astolfo non è andata tanto bene aver combattuto contro il Papa. Adesso controlliamo però. Oltralpe fu quel gemito udito. A vendicarlo Pipin due volte le varcò. Quei franchi da noi soccorsi, tante volte vinti, dettaro i patti qui. Sì, Astolfo è un re longobardo. Aveva lottato contro il Papa e già allora erano arrivati i franchi, guidati in quel caso da Pipino, per appoggiare il Papa contro Astolfo, quindi contro i Longobardi. Allora, caro Desiderio, caro padre, non hai capito che non ci conviene forse lottare contro il Papa, perché poi il Papa si fa difendere dai franchi, no? Veggo da questa reggia il pian vergognoso ove le tende abborrite sorgean, dove scorrea l'ugna dei franchi corridor. Cioè, qui vedo proprio dove si sono appostati, è passato l'esercito dei franchi di Pipino. Desiderio. Che parli tu, ortù d'Astolfo e di Pipin? Sotterra giacciono entrambi, sono morti da parecchio tempo. Altri mortali al regno, altri tempi si volgono, brandite sono altre spade. Se il guerrier che il capo al primo rischio offerse e il muro ascese, cadde e perì, gli arti fuggir dovranno e disperar. Abbiamo perso una volta noi Longobardi. Noi dobbiamo sempre, insomma, star zitti e ingoiare tutto quanto e non reagire. Questi consigli sono del mio figliuolo, ma che bei consigli che mi stai dando? Mi stai dando i consigli di essere codardo? Quel mio superbo Adelchi dov'è? Dove è andato a finire? Quel mio bel figliuolo che invece era così. Oh, bellicoso, che imberbe ancor vide Spoleti rovinoso venir, qual sulla preda giovinetto sparviero, e nella strage spensierato tuffarsi, e sulla turba dei combattenti sfolgorar, siccome lo sposo nel convito. Dove è andato a finire mio figlio che ha distrutto il duca di Spoleto, che aveva cercato inutilmente di contrastare il mio potere? Insieme col vinto duca ribelle e ritornò. Sul campo consorte al regno il chiesi. A questo punto io, che sono Desiderio, ho chiesto, scusami, preteso che mio figlio fosse insieme con me, sempre nel combattimento, no? Un grido sorse di consenso e di plauso, e nella destra, tremenda allora, l'asta real fu posta. Ed or quel desso altro veder che inciampi e sventure non sa. Quella stessa persona che era così entusiasta della guerra, adesso non sa vedere altro se non sventure. Dopo una rotta così parlar non mi dovresti, oh cielo! Chi mi venisse a riferir che tali son di Carlo i pensier, quali or gli scorgo nel mio figliol, mi colmeria di gioia. Vedo che sei troppo rinunciatario. Preferirei che fosse Carlo Magno a pensarla così. Ad Elchi. Deh, perché non è qui? Perché non posso in campo chiuso essergli a fronte io solo, io fratel d'Ermengarda, e al tuo cospetto, nel giudizio di Dio, nella mia spada la vendetta ripor nel nostro oltraggio, e farti dir che troppo presto, padre, una parola dal tuo labbro uscia. Mi dai del codardo? Mamma mia, vorrei proprio che fosse qui davanti Carlo Magno, così te lo faccio vedere io come sono coraggioso. Desiderio, questa è voce da Delchi. Ebbene, quel giorno che tu brami, io l'affretto, io proprio quello che voglio, guarda, che ci sia un duello fra te e Carlo Magno. E Adelchi,
Oh padre, un altro giorno io veggo appressarsi, purtroppo. Al grido imbelle, ma reverito d'Adrian, veggio Carlo venir con tutta Francia. Io purtroppo vedo che si avvicina, ma non il giorno del duello mio con Carlo Magno, ma il giorno della nostra sconfitta, perché Adriano, il Papa, è dalla parte dei Franchi. E il giorno quello sarà del successor d'Astolfo incontro al figlio di Pipin. Vedrai che accadrà esattamente quello che è accaduto ad Astolfo, che è stato sconfitto da Pipino, accadrà anche ai loro successori, quindi a te, che sarai sconfitto da Carlo Magno. Rammenta di chi siam re, che nelle nostre file misti ai leali, e più di lor forse anche, sono i nostri nemici. Noi siamo i re degli italiani, diciamo. Purtroppo, tieni presente che misti insieme con i leali, con quelli che ci sono fedeli, ci sono probabilmente quelli che tengono dalla parte dei franchi. E che la vista d'un insegna straniera ogni nemico in traditor ti cangia. Nel momento in cui loro capiranno che la battaglia, che noi staremo perdendo la battaglia, andranno dalla parte del vincitore, saliranno sul carro del vincitore. Il cuore, o padre, basta a morir, ma la vittoria e il regno è pel felice che ai concordi impera. Odio l'aurora che m'annunzia il giorno della battaglia. Incresce l'asta e pesa alla mia man, se nel pugnar guardarmi deggio dall'uom che mi combatte al fianco. Se io potessi combattere, sicuro che chi mi sta a fianco sta combattendo dalla mia parte, non avrei problema. Ma se io devo guardarmi non solo dal nemico che mi sta di fronte, ma anche da quello che mi sta di fianco. Desiderio. Chi mai regnò senza nemici? Il core che importa? E re siam dunque in darno, e i brandi tener chiusi dovrem nella vagina, infin che spento ogni livor non sia? Cioè, è logico che chi regna ha sempre dei nemici, dice Desiderio. A questo punto cosa dovremmo fare? Dovremmo tenere la spada nel fodero e non combattere. Ed aspettare sul soglio inoperosi chi ci percota? Dobbiamo stare lì fermi ad aspettare chi ci sconfigga. Avvi altra via di scampo fuorché l'ardir. Tu che proponi? E ad Elchi, quel che signor di gente invita e fida in un dì di vittoria io proporrei, ecco la proposta di Adelchi. Sgombriamo le terre dei Romani, lasciamo le terre ai Romani, quindi lasciamo le terre, non so, al Papa, ad esempio, no? Perché ci siamo impossessati di quelle terre lì che sono del Papa, che il Papa rivendica? È stato proprio quello che ci ha inimicato il Papa, capisci? Sgombriamo le terre dei Romani, amici siamo d'Adriano, cioè diventiamo alleati del Papa, non nemici. Ei lo desia, cioè il Papa desidera questo, e allora ridiamogli le sue terre. Desiderio, perire sul trono o nella polvere, in pria che tanta onta soffrir. Non se ne parla neanche, dice Desiderio. Questo consiglio più dalle labbra non ti sfugga e non ti permettere mai più di consigliarmi cose del genere. Il padre te lo comanda. Scena terza. Vermondo che precede Ermengarda. Vermondo abbiamo detto che è andato a prendere praticamente Ermengarda. E Detti, quindi c'è ancora comunque Desiderio ad Elchi, donzelle che l'accompagnano. Vermondo, o regi, ecco Ermengarda, o re. Sono due re, abbiamo detto, Desiderio e poi il re designato, diciamo, che è Adele, che è suo figlio. Desiderio, vieni, o figlia, fa cor. E così le donzelle si scostano, Vermondo parte e avanza Ermengarda. Adelchi, sei nelle braccia del fratello tuo, cioè abbracciamoci, un momento di affetto, dinanzi al padre, in mezzo ai fidi antichi tuoi, sei nel palagio del re. Nel palazzo dei re, nel tuo palazzo, più riverita e cara dall'or che ne partisti, Ermengarda. Oh benedetta voce dei miei, padre, fratello, il cielo queste parole vi ricambi. Il cielo sia sempre a voi, quali voi siete ad una vostra infelice. Così concorde, no? Come voi siete concordi con me. Oh, se per me potesse sorgere un lieto dì. Questo sarebbe, questo, in cui vi riveggo. Oh, dolce madre, qui ti lasciai. Le tue parole estreme io non udii, non ho ascoltato le tue ultime parole. Tu qui morivi, ed io, ah,
di lassù, certo, or ci guardi. Oh, vedi, sei nel paradiso, no? Si rivolge alla madre. Quella ermengarda tua, che di tua mano adornavi quel dì con tanta gioia, con tanta pieta, a cui tu stessa il crine recidesti. E tagliati i capelli, perché andavo sposa a un re, no? Un giorno di festa quella, ma tu c'eri quel giorno lì. Quei dì, vedi qual torna, vedi come torno io adesso invece ripudiata. E benedici, cari tuoi, che accolta hanno così questa reietta. E Adelchi, ah, nostro è il tuo dolore, cioè condividiamo il tuo sentimento, nostro l'oltraggio e desiderio, e nostro sarà il pensier della vendetta. Ermengarda, oh padre, tanto non chiede il mio dolore, cioè non ti chiedo di vendicarmi. L'oblio sol bramo, l'unica cosa che io desidero è l'oblio, cioè di essere dimenticata, vivere adesso dimenticata da tutti. E il mondo volentieri l'accorda agli infelici, cioè almeno che mi sia concesso di vivere dimenticata da tutti, la dimenticanza. Oh, basta, in me finisca la mia sventura. Cioè, non voglio che questo generi una spirale di vendette. D'amistà, di pace, io la candida insegna esser dovea. Io dovevo suggellare l'amicizia, l'alleanza fra i popoli, no? Il mio matrimonio con Carlo. Il ciel non volle, il cielo non ha voluto che fosse così. Ah, non si dica almeno che io recai meco la discordia e il pianto dovunque apparvi, a tutti a cui di gioia esser pegno dovea. Cioè, che non venga ricordata io perché invece portai la discordia, no? Con me, meco vuol dire con me, a tutti quelli a cui invece dovevo essere pegno. Quindi tramite di gioia, desiderio. Di quell'iniquo, Carlo Magno, forse il supplizio ti dorria? Cioè, per caso ti lamenteresti tu se io mi vendicassi su Carlo Magno, contro Carlo Magno? Quel vile tu l'ameresti ancora? Come l'hai amato un tempo? Ancora avresti coraggio ancora di amarlo? Ermengarda, padre, nel fondo di questo cuor, che vai cercando? Ah, nulla uscirne può che ti rallegri. Cioè, tutto quello che esce dal mio cuore è solo amarezza, tristezza. Io stessa temo di interrogarlo, questo mio cuore. Ogni passata cosa è nulla per me. Cioè, tu pensi che io ancora provi un sentimento d'amore per Carlo? Non so neanche io cosa provo dentro il mio cuore. Padre, un estremo favore ti chiedo, ti chiedo un ultimo favore. In questa corte, ov'io crebbi adornata di speranze, in grembo di quella madre, or che farei? L'unica cosa che ti chiedo è di non restare in questa corte, in questa reggia. Non c'è più mia madre, non c'è più nessun motivo per me per restare qua. Ghirlanda vagheggiata un momento, cioè per un attimo io sono stata desiderata, una ragazza bella, desiderata, eccetera. In sulla fronte posta per gioco un dì festivo. È tosto gittata a piede il passeggero. E qui l'immagine, anche metaforica, del ripudio, no? Al santo di pace asilo e di pietà, che un tempo la veneranda tua consorte ergea, quasi presaga, ove la mia diletta suora, oh felice, la sua fede strinse a quello sposo che non mai rifiuta. Cioè, io invece desidererei un'altra cosa, di andare in quel convento che è stato fondato da mia madre, no? Quasi profeticamente, no? È stato fondato da lei, e dove si trova il monastero di San Salvatore in Brescia, di cui era badessa Ansberga, mia sorella. La sorella si trova lì. Cioè, desidererei andare anch'io là, nel convento di Brescia, in pratica. Lascia che io mi ricoveri, cioè lascia che io mi ricoveri là in questo monastero. A quelle pure nozze aspirar più non possio. Non posso più aspirare alle nozze con un uomo, no? Legata ad un altro nodo, ma non vista in pace. No, scusami, no, le pure nozze sono le nozze con la maiuscola con Dio. Quindi non posso aspirare come mia sorella alle nozze con Dio perché non posso pronunciare il voto di castità, ad esempio, no?
però almeno che possa ricoverarmi là in questo convento. Ma non vista, in pace ivi potrò chiudere gli i giorni, cioè che io possa morire là, almeno nella pace del convento. Adelchi, al vento questo presagio, questo, tu vivrai, non vuole che la sorella muoia. Non diede così la vita dei migliori il cielo all'arbitrio dei rei, non è giusto che tu muoia. Non è in lor mano ogni speranza inaridir, dal mondo torre ogni gioia, cioè togliere ogni gioia, non è giusto, insomma, che i rei, cioè i cattivi, determinino anche il destino degli innocenti. Ermengarda, oh, non avesse mai viste le rive del Ticin Bertrada, e non fosse mai venuta qui la madre di Carlo Magno per vedermi e per darmi sposa, diciamo, cioè per chiedere meglio la mia mano come sposa di suo figlio. Non avesse la pia del Longobardo sangue una nuora desiata mai, cioè magari non avesse mai la pia Bertrada, appunto, desiderato una nuora di sangue Longobardo, cioè me come sua nuora, no? Né gli occhi volti sopra me, magari non avesse girato gli occhi verso di me, il desiderio. Vendetta, quanto lenta verrai, cioè quando potrò finalmente vendicarmi di tutto questo dolore che sta soffrendo adesso mia figlia. Ermengarda, trova il mio prego grazia a potè. Ti ricordi quello che ti ho chiesto, ti ho pregato, ti ho implorato, padre, eh? Per caso puoi insomma rispondere a questa mia preghiera e desiderio. Sollecitato fu sempre consigliero il dolor più che fedele, e di vicende e di pensieri il tempo impreveduto apportatore. Insomma, il dolore fu sempre consigliere affrettato piuttosto che avveduto. Se nulla al tuo proposto è muta, alla mia figlia nulla disdir voglio. Come dire, veramente a me non sembra un desiderio così dettato dal dolore, magari istintivamente, non sembra un buon desiderio questo. Però se proprio vuoi questo, io non nego mai niente a mia figlia. Scena quarta, Anfrido e Detti. E desiderio che chiede, che rechi Anfrido? Cosa sei venuto a dire, Anfrido? Anfrido, sire, un legato è nella reggia e chiede gli sia concesso a presentarsi ai regi. E desiderio, e dove viene? Chi li invia? E Anfrido, da Roma egli viene, ma legato è d'un re. Cioè, praticamente viene Martino, vedremo, insomma, che è ambasciatore, cioè viene da Roma, del Papa, però è ambasciatore del re. Insomma, praticamente, attenzione, che sta dalla parte di Carlo Magno. Ermengarda, padre, concedi che io mi ritragga. Cioè, io voglio uscire dalla scena. Desiderio, o donne, alle sue stanze la mia figlia scorgete, cioè scortate mia figlia alle stanze, ai suoi servigi io vi destino, di regina il nome abbia e l'onor. Ermengarda quindi va via con le donzelle. E desiderio, d'un re dicesti, Anfrido, un legato di Carlo? Anfrido, o re, l'hai detto, cioè quindi sì, è proprio così. E desiderio, che pretende costui? Quali parole cambiarsi ponno fra di noi? Che parole si possono scambiare fra di noi che siamo nemici? Qual patto che di morte non sia? L'unico patto che può esserci fra di noi è quello della guerra, la morte. Anfrido, di gran messaggio a portator si dice, ai duchi intanto, ai conti, a quanti nella reggia incontra, favella in atto di blandir e desiderio. Conosco l'arti di Carlo, so quant'è diplomatico, ma sotto sotto va sempre il suo interesse Carlo Magno. E ad Elchi, al suo strumento il tempo d'esercitarle non si dia, quindi non si dia al legato, all'ambasciatore di Carlo, il tempo di esercitare le sue arti. E desiderio, raduna tosto i fedeli, Anfrido, cioè quelli che ci sono fedeli, no? I leali, e in un con essi e venga. Ah, allora questo ambasciatore di Carlo Magno venga insieme con i nostri fedeli, no? Cioè con i vassalli, con i nostri vassalli. Anfrido parte, desiderio, il giorno della prova è giunta, figlio, sei tu con me? E ad Elchi, si dura inchiesta quando, o padre, mertai? Perché mi fai queste domande? Certo che sono dalla tua parte, cioè, non domandarmelo neanche. E desiderio,
Venuto è il giorno che un voler solo, un solo cor, domanda. Nota il chiasmo, un voler solo, un solo cor, domanda. Di, l'abbiamo noi? Che pensi far? Cioè, la pensi come me? Sei d'accordo con me? Oh, sei concorde proprio con me? E ad Elchi, risponde il passato per me. Cioè, non ho dato già prove più che sufficienti della mia lealtà. Gli ordini tuoi attender penso ed eseguirli. L'unica cosa che voglio fare è eseguire i tuoi ordini. Desiderio. E quando ai tuoi disegni opposti siano, nel caso in cui un mio ordine invece sia contrario a quello che tu desideri? E ad Elchi, oh padre, un nemico si mostra e tu mi chiedi ciò che io farò. Cioè, abbiamo un nemico alle porte, si può dire, e tu mi chiedi. Più non sono io che un brando nella tua mano, nel caso io sono la tua spada, no? Ecco il legato. Il mio dover fia scritto nella tua risposta. Nella scena quinta abbiamo Desiderio, Adelchi, Albino. Ah, è Albino il messaggero di Carlo. Invece Martino, abbiamo detto, un diacono del Papa. Questo comparirà dopo nella tragedia. Desiderio. Duchi e fedeli vassalli. Ai vostri re mai sempre Giova accompagni nei consigli e a vervi, come nel campo. Ambasciator, che rechi? Insomma, è utile comunque avervi, mi sembra di capire questo, no? Avervi come compagni nel consiglio, nelle decisioni. Ambasciator, che rechi? Albino, l'ambasciatore dei Franchi. Carlo, il diletto addio, sire dei Franchi. Dei Longobardi ai re queste parole manda per bocca mia. Volete voi tosto le terre abbandonar di cui l'uomo illustre Pipin fe dono a Piero? Quindi, che cosa ne pensate di andarvene via, di lasciare libere, insomma, le terre che Pipino ha donato a Piero, a Pietro, al Papa? E si tratta proprio del patrimonium Petri e Desiderio. Uomini longobardi, in faccia a tutto il popol nostro, testimoni voi di ciò mi siate. Se dell'uom che questi or va nomato e ch'io nomar non voglio neanche nominarlo questo nome, Carlo Magno, Pipino, cioè, il messo accolsi e la proposta intesi, sacro dover di re solo potea piegarmi a tanto. E già tanto si è soltanto a sentirlo questo ambasciatore. Or tu, straniero, ascolta. Lieve domando il tuo non è. Cioè, non hai fatto una richiesta tanto leggera, eh? Tu chiedi il segreto dei re. Sappi che ai primi di nostra gente, a quelli sol da cui leal consiglio ci aspettiamo, a questi, al fin che vedi intorno a noi, siamo usi di confidarlo, siamo abituati a confidare il nostro segreto solo ai nostri fedeli vassalli, non al primo che passa. Agli stranieri non mai, cioè tu sei uno straniero. Degna risposta al tuo domando e quindi non darne alcuna. Non ho neanche intenzione di rispondere alla tua richiesta. E Albino, e tal risposta è guerra. Cioè ti rendi conto che facendo così tu adesso stai dichiarando guerra a noi. Di Carlo il nome io la vintimo, cioè il nome di Carlo io vintimo la guerra, dichiaro guerra. A voi Desiderio ed Adelchi, a voi che poste sul retaggio di Dio le mani avete e contristato il santo, voi avete messo le mani sull'eredità di Dio, cioè sul patrimonium Petri, appunto ti dicevo il territorio del Papa, e contristato il Santo Padre, il Papa. A questa illustre gente, nemico il mio signor non viene. Di per sé, cioè Carlo Magno non sarebbe ostile ai Longobardi. Campion di Dio, da lui chiamato, a lui il suo braccio consacra. Però adesso lui diventa il braccio di Dio, del Papa. E suo malgrado lo spiegherà contro chi voglia a parte star del vostro peccato. Dal momento che voi adesso state peccando contro il Papa, quindi contro Dio, è logico che il mio sire, il mio re, insomma Carlo Magno, vi combatta. E Desiderio, al tuo re torna, spoglia quel manto che ti rende ardito. Come dire, insomma, spogliati quel manto di ambasciatore
che non porta pene, che ti rende inviolabile. E adesso sei così ardito a dire queste parole. Se non avessi questa difesa, sai che fine faresti. Stringi un acciar, prendi anche tu una spada. Vieni e vedrai se Dio sceglie a campione un traditore. Fedeli, rispondete a costui. E molti fedeli rispondono: guerra! Albino, e l'avrete. È tosto, è qui, l'avete subito la guerra, è qui. L'angelo di Dio, che innanzi al destrier di Pipin corse due volte, il guidatore che mai non guarda indietro, già si rimette in via. Cioè, l'angelo di Dio, giudice, magistrato, eccetera, no? Immagine che indica l'inflessibilità e l'irrevocabilità del volere divino, dice Bollati. Bene, questo qui è già stato dalla nostra parte quando è sceso Pipino a combattere contro il re Astolfo, e adesso sarà dalla nostra parte contro di voi. E Desiderio: spieghi ogni duca il suo vessillo. È il momento di combattere qui adesso. Bando alle ciance. Della guerra il bando ogni giudice intimi. Ecco, in giudice nel senso quasi biblico di magistrato di governo, di guerra. E l'oste aduni, cioè raduni l'esercito. Tutti quanti voi, duchi e vassalli, eccetera. Ogni uomo che nutre un corridor, cioè insomma ogni cavaliere, lo salga, salga sul corridor, che salga sul suo cavallo, e accorra al grido dei suoi re. La posta è alle chiuse dell'Alpi, che vuol dire il luogo di convegno è lì dove si trovano i passi alpini, no? Da dove passeranno appunto i franchi. È allegato all'ambasciatore dei franchi. Al re dei franchi questo invito riporta, riporta l'invito di guerra in pratica, ad Elchi, e digli ancora che il Dio di tutti, il Dio che i giuri ascolta, che al debole son fatti, e ne malleva l'adempimento o la vendetta, il Dio di cui talvolta più si vanta amico chi più gli è in ira, in cor del reo sovente mette una smania, che alla pena incontro correrlo fa. Adelchi aggiunge però al consiglio di Desiderio un consiglio all'ambasciatore tutto suo, tutto cristiano. Abbiamo detto infatti che Adelchi è l'eroe tipicamente romantico cristiano. E gli dice: guarda che certe volte il Dio atterra il reo, mette una smania, mette addosso al reo, quindi a chi commette un peccato, in questo caso sarebbe Carlo Magno, una smania per cui non diventa più così razionale nelle sue azioni. Una smania che alla pena incontro correr lo fa, che lo fa andare incontro alla sconfitta. Quindi riferisci anche questa cosa al tuo re, visto che lui è reo, cioè colpevole di una gravissima colpa, perché ha ripudiato mia sorella senza che, cioè, senza che lei avesse fatto niente, no? Era incolpevole Ermengarda, no? E quindi attenzione che certe volte il Dio incute nel peccatore una smania tale per cui lui va incontro alla pena, corre incontro alla, lo fa correre incontro alla pena. Ma i Longoberti erano cristiani? I Longobardi erano cristiani. Anche prima, infatti, nel colloquio fra Desiderio e Adelchi, emergeva chiaramente, nettamente, che comunque Adelchi aveva proposto di stare dalla parte del Papa, perché loro erano cristiani, erano diventati cristiani con la conversione prima di una regina, ecco, che non era effettivamente di origine teodolita, giusto? E poi dopo, di fatto, nel corso dei secoli, erano diventati tutti cristiani. Da un punto di vista politico, però, i Longobardi non erano alleati del Papa, ecco il problema. E infatti il Papa, da questo momento in poi, si può dire per secoli e secoli, ebbe sempre i franchi come suoi difensori, capisci? Ma erano cristiani, anche Desiderio era un re cristiano, tra virgolette, no? E infatti anche prima ha detto: no, Dio è dalla nostra parte, Dio è dalla nostra parte, eccetera, eccetera. Ma ripeto, è diverso per il cristianesimo, direi, di Desiderio dal cristianesimo di Adelchi. Adelchi, infatti, abbiamo detto come uno spirito romantico, è lì. Nell'ottavo secolo, no? Dopo Cristo, ma quasi fosse uno spirito romantico dell'Ottocento, no? In quella situazione, in quella condizione. Digli che mal s'avvisa chi va dei brandi longobardi in cerca, quando
poiché una donna longobarda offese. Cioè, quindi digli a tuo re, digli a Carlo Magno, che non fa molto bene a contrastare i longobardi, lui che ha offeso così tanto una donna longobarda, cioè Ermengarda. Scena sesta, i duchi rimasti. Quindi sono andati via i re, quindi Desiderio ed Elchi, e anche l'ambasciatore di Carlo Magno. Parla Indolfo, guerra, egli l'ha detto, cioè, avete sentito? Il re ha detto che ci sarà la guerra. E Farbaldo, in questa guerra è il fato del regno, qui c'è il destino del nostro regno, del regno dei Longobardi. Indolfo è il nostro, non solo il destino del regno in generale, ma anche il nostro. E Ervigo, è inerti ad aspettare lo staremci, noi saremo inerti ad aspettare questo destino. Il Delchi, amici, di consulta in loco questo non è, sgombriamo, per vie diverse alla casa di Svarto ognuno arrivi. Quindi adesso è momento di andare da Svarto. E nella scena settima, infatti, siamo nella casa di Svarto. Parla Svarto, un messaggero di Carlo, un ambasciatore di Carlo, un messaggero di Carlo, un qualche evento, qualche epursia sovrasta. Qui Gatta Cicova, si vede che sta per succedere qualcosa. In fondo all'urna da mille nomi ricoperto giace il mio. Come dire, avrei potuto essere io, potrei essere io, magari, che ne so, il re. No? Se l'urna non si scuote, in fondo si rimarrà per sempre. Se non cambiano le situazioni, le condizioni, io rimarrò sempre l'ultimo, capisci? Qui deve succedere qualcosa perché cambi la situazione. E in questa mia oscurità morrò, senza che alcuno sappia nemmeno che io d'uscirne ardea. E io rimarrò qui senza che nemmeno nessuno sappia che io invece desideravo mettermi in mostra. Nulla sono io sono nessuno ancora. Se in questo tetto i grandi s'adunano talor, quelli a cui lice essere avversi ai re, se i loro segreti saper m'è dato, è perché nulla io sono. Chi pensa a Svarto? Chi pensa a me? Chi spiar s'affanna, qual piede a questo limitar si volga? Chi m'odia? Chi mi teme? Oh, se l'ardire desse gli onor. Se non avesse in pria comandato la sorte, e se l'impero si concedesse a spade, allor vedreste, duchi superbi, chi di noi l'avria, se toccasse all'accorto, a tutti voi io leggo in cor, ma il mio v'è chiuso, oh, quanto stupor vi prenderia, quanto disdegno, se ci scorgesse mai, che un sol desio a voi tutti mi lega, una speranza d'esservi pari un dì, d'oro a pagarmi, credete voi, l'oro, gettarlo al piede del suo minor, quello è destin, ma inerme, umil tender la mano ad afferrarlo come il mendico. Adesso comunque vediamo gli altri duchi che arrivano a casa sua e cerchiamo di capire meglio qual è l'intento di Svarto, che è evidentemente molto ambizioso, eh? Comunque questo l'abbiamo intuito. Arrivano quindi il Delchi e gli altri che sopravvengono. Scena ottava, il Delchi. Il ciel ti salvi, o Svarto! Nessuno è qui? E Svarto. Nessun. Qua i nuove, o Duca, cioè, non c'è nessun altro tra noi. Che novità? Il Delchi. Gravi, cioè novità piuttosto, come dire, pesanti, no? La guerra a Bianco e i Franchi. Il nodo si ravviluppa, o Svarto. E fia mestieri, necessario, sciorlo col ferro, come dire, ormai sa solo da combattere. Il dì s'appressa, io spero, del guiderdon per tutti, della ricompensa in battaglia. E Svarto, io nulla attendo fuorché da voi. E il Delchi, a Farvardo che sopraggiunge. Farvardo, alcun ti segue? E Farvardo, vien sui miei passi Indolfo. E il Delchi, eccolo, è Indolfo. Amici, il Delchi.
Vila, Ervigo, ad altri che entrano. Ah, entrano anche altri vassalli, questo tale Vila, Ervigo, eccetera. Fratelli, ebbene, supremo il momento, il vedete, questo è un momento, cioè, decisivo. I vinti in questa guerra, qualsiasi il vincitor, siano noi. In questa guerra ho paura che se vincono i Longobardi, noi comunque dobbiamo stare sotto Desiderio Adelchi. Se vincono i Franchi, dobbiamo stare sotto Carlo Magno, in una maniera o nell'altra siamo vinti e sconfitti in entrambi i modi, no? Capisci? Se un gran partito non si prende, se non prendiamo una grande decisione, decisione, qui la perdiamo in tutti i modi. Arrida la sorte ai re, svelatamente addosso ci piomberanno, o l'uno o l'altro dei re piomberanno addosso a noi. Carlo trionfi, impreso regno, che posto ci rimane? Una volta che Carlo prende il regno dei Longobardi, noi che posto avremo? Zero, sotto zero. Con uno dei combattenti è forza stare. Credete che in cor di questi re siavi un perdono per chi voleva un altro re? Ah sì, noi volevamo un altro re, volevamo Rachis, Rachi e Indolfo, nessuna pace con loro e altri duchi, nessuna, il Delchi, e dopo un patto stringer con Carlo. A questo punto, cosa fanno i duchi longobardi che credeva fossero fedeli, Desiderio? Assolutamente no. Vogliono fare un patto con Carlo Magno. Quindi qua cerchiamo di subodorare come stanno le cose. Mi sa tanto che stare dalla parte di Desiderio e di Adelchi non ci conviene. Quindi stiamo dalla parte di Carlo Magno. E Parvaldo al suo legato, stringere un patto con Carlo, il suo legato, Ervigo, e cinto dagli amici dei regi. Io vidi Anfrido poglisi al fianco e fu pensier da Delchi. Cioè l'ambasciatore di Carlo Magno comunque circondato da Delchi insomma, dagli amici dei re Desiderio e Delchi. Il Delchi, vada dunque un di noi, rechi le nostre promesse a Carlo e con le sue ritorni o le rimande. A questo punto andiamo direttamente da Carlo Magno. Indolfo, bene sta. Il Delchi, chi piglia questa impresa? Svarto, io andrò. Ecco, abbiamo visto nella scena precedente come fosse ambizioso Svarto. Adesso probabilmente vede il momento giusto, no? Per coltivare la sua ambizione. Duchi, m'udite, se alcun di voi quinci sparisce, i guardi fiano intesi a cercarlo, ed il sospetto cercherà l'orme sue finché le scopra. Ma che un gregario cavalier, che Svarto manchi, non fia che più s'avvegga il mondo che d'un pruno scemato alla foresta. Io sono la persona giusta, perché se si assentasse uno di voi, la cosa potrebbe puzzare, diciamo così, a Desiderio Adelchi, potrebbero capire, subodorare la congiura, ma di me non si accorgeranno. Sono un semplice cavaliere. Se alla chiamata alcun mi noma e chiede dov'è Svarto? Dica un di voi, Svarto, io lo vidi scorrere lungo il Ticino, il suo destriero imbizzarrì, giù dall'arcion nell'onda lo scosse, armato egli era e più non salse, non si alzò più, è caduto da cavallo. No? Sventurato, diranno, e più di Svarto non si farà parola. A voi non lice, invece a voi non è permesso di sgattaiolare così. Inosservati andare, infatti, non lì ce non vi ha permesso. Ma nel mio volto chi fisserà lo sguardo? Ma più di tanto chi è che starà lì a pensare a Svarto? Al calpestio del mio ronzin che solo arrivi, appena qualche latin fia che si volga, e il passo tosto mi sgombrerà. Al massimo ci sarà qualche latino. Ecco, i latini sono i discendenti dei romani, sono gli infimi soggetti, poi li vedremo in uno dei cori della Delchi. Come dire, non ci sarà nessun longobardo, no, che si accorgerà di me, no, e che mi porrà attenzione a Svarto. E il Delchi, Svarto, io da tanto non ti credea. Veramente, non pensavo che tu fossi così coraggioso. E Svarto, necessità lo zelo rende operoso. E ad arrecar messaggi non è mestier che di prontezza. C'è problema, fidatevi di me. E il Delchi, amici, che i vada, siete d'accordo che vada Svarto? E i duchi, ehi vada, sì, siamo d'accordo. Il Delchi,
Aldino Vello, impronto sì, nuovo giorno, tu sei pronto per andare, o sbarto. E in un, e insieme, contemporaneamente, gli ordini nostri il fieno, saranno quindi i nostri ordini. Finisce l'atto primo, inizia l'atto secondo. Non ho capito bene quindi qual è la missione di Svarto, cioè cos'è che deve fare di nascosto. Praticamente devi andare da Carlo Magno e offrire l'alleanza dei duchi longobardi Ah, congiurati contro Desiderio ad Elchi, quelli che avevano appoggiato Racchi, che poi avevano detto questa. No, no, ok. no, 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 una parte di Elchi dice. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio. All'indirizzo www.gaudio.org/news.